saranno colloqui con i giornalisti, con l'ANSA che è qui, subito dopo la fine di questo brevissimo, immagino, 20 minuti, penso, colloquio, eventualmente domande vedremo. Un'altra cortesia, siccome dobbiamo riprendere tutte le firme per la nuova alleanza, perché evidentemente i moduli sono cambiati, noi abbiamo lì qua e qui a fianco dei tavoli, per cui chi è presente cortesemente, se risiede nelle Marche, se viene da fuori regione non può firmare, è pregato di apporre la firma esibendo un documento, e c'è in sala qualche autenticatore che poi provvederà alla bisogna. Non perdo altro tempo, la parola a Matteo Salvini. Vi ringrazio e mi scuso per essermi fatto un po' aspettare nelle Marche, però ci divertiremo di più verso la fine. Ma io per il momento le notizie che ho le ho da tante mail, da telefonate, da Facebook, da Twitter, e mi spiace che serva l'arrivo della Lega per svegliare i signori del Partito Democratico, che per il resto della loro vita dormono evidentemente, perché leggo che oggi a Porto Recanati, fuori da questo condominio che non è Marche, non è Italia, non è Europa, ma è Terzo Mondo, ci sarà un presidio del Partito Democratico per esprimere i valori della tolleranza e dell'integrazione. Se vivessero lì dentro, la tolleranza e l'integrazione probabilmente gliela spiegherebbero a sberle a calci i signori che occupano quel presidio. Questa è proprio l'ipocrisia rossa che in alcune regioni dà tutto per scontato. Loro danno per scontato che le Marche, come la Toscana, come l'Umbria, non possano cambiare colore dopo 45 anni, e invece noi proveremo quantomeno a mettergli paura, perché a me piacerebbe una regione come le Marche dove si lavora per merito, non se sei amico del cugino, del cognato, del sindaco, se sei della CGL o della Coop. Nelle Marche dovresti lavorare per merito, non per raccomandazione. Purtroppo sapete meglio di me, e sappiamo tutti quanti, che troppo spesso non è così. Cosa andiamo chiedendo? Una regione normale, ci accontenteremo non del paradiso, non è che votando Paolini, votando Salvini, votando la Lega, qua diventiamo tutti più belli, ricchi, simpatici, intelligenti e fortunati, però un po' di normalità. Normalità vuol dire, significa riuscire a passeggiare per la propria città, per Ancona, per Fano, per Pesaro, arrivare alla stazione senza l'ansia, far partire e far tornare tua figlia senza il dubbio che dall'autobus scenda tutta intera o meno, quindi la sicurezza innanzitutto. E quindi un voto alla Lega nelle Marche il 31 maggio significa che dal nostro punto di vista abbiamo già dato, avete già dato, non c'è più spazio per un solo immigrato in più. La Regione Marche quello che ha lo deve mettere a disposizione dei suoi cittadini, non di chi arriva dall'altra parte del mondo. Abbiamo 4 milioni di disoccupati italiani, e quindi se ci sono dei soldi che avanzano, prima bisogna aiutare i disoccupati italiani e poi ci possiamo permettere di aiutare tutto il resto del mondo. Normalità significa che oggi a Roma un Parlamento normale e un partito normale, un Presidente del Consiglio normale, con quello che sta accadendo dall'altra parte del Mediterraneo, con la disoccupazione e il livello di tassazione che c'è in Italia, non occupano il Parlamento per una settimana con i litigi sulla legge elettorale. A qualcuno di voi frega qualcosa della legge elettorale? Qualcuno stasera torna a casa pagando un pezzo di mutuo con la legge elettorale? Vi pare normale che il Partito Democratico si stia scannando sulla legge elettorale? Ora, siccome noi ci prendiamo pochi impegni ma cerchiamo di portarli a termine, io sto attendendo l'incontro col Presidente della Repubblica Mattarella per parlargli di un'unica cosa che ci siamo prefissati di cambiare e porteremo a casa, e non è la legge elettorale, ma la Lega si è proposta e lo faremo, di cambiare, di superare, di cancellare quella schifezza che si chiama legge Fornero, che ha derubato milioni di italiani di diritti di lavoro, di pensioni. Quello è qualcosa su cui litigare. E io di più, ho detto al PD: non volete votare una proposta della Lega? Siamo noi a votarne una del PD, purché si parli di pensioni, di lavoro e di Fornero in Parlamento. No, in 3 anni da che è stata votata quella schifosa legge non hanno ancora trovato un quarto d'ora per occuparsene alla Camera o al Senato, ma costringeremo questo Parlamento a farlo. Un paese normale, fra le guardie e i ladri, sceglie le guardie.
quindi non sta a rompere le balle ai poliziotti e ai carabinieri, ma permette ai poliziotti e ai carabinieri di lavorare serenamente, di difendere quella che è la convivenza civile. Poi se uno sbaglia portando la divisa paga, e paga doppio, così come se un politico che ruba paga e dovrebbe pagare doppio rispetto a un normale cittadino. Però questo non significa che la legislazione italiana preveda che per finire in galera tu ne debba combinare di tutti i colori. Se ti danno 10 anni di galera, stai 10 anni in galera, non esci neanche un quarto d'ora in anticipo, perché altrimenti vengono tutti in Italia, perché sanno che in Italia chiunque può fare quello. E non è difficile. Non è difficile. Dalla prima settimana di maggio, in tutti i comuni italiani, quindi anche nei comuni di tutte le Marche, manderemo noi come Lega i moduli per raccogliere 500.000 firme per un'altra cosa normale, che è controllata e regolamentata in tutta Europa. E quindi se volete andare a firmare, si può andare in comune tranquillamente da lunedì al venerdì a Fano, a Pesaro, a Ancona, dove ovunque risediate, perché altri paesi europei più svegli e meno ipocriti di noi un problema l'hanno risolto già da decenni. E noi con questo referendum vorremmo ripulire, togliere dalle strade, regolamentare e tassare la prostituzione riaprendo le case chiuse, così come fanno in Svizzera, in Austria, in Germania, in Olanda, in Belgio, in modo tale che non ci sia più lo sfruttamento del racket e le strade statali, non so come funzioni a Fano, ma a Milano anche alle 10 della mattina sono davanti alle scuole, una roba ormai che non si può vedere. Oltretutto lo Stato incasserebbe 2 miliardi di euro. E abbiamo fatto due conti, con 2 miliardi di euro, giusto per fare un esempio di come in un paese normale io proverei ad aiutare le famiglie veramente, ma non con gli 80 euro gettati dalla finestra, con 2 miliardi di euro, anzi meno, tu mandi all'asilo nido gratis i bimbi in tutta Italia, che ad oggi sono un occhio della testa, perché per meno di 500-600 euro tu il bimbo al nido non lo mandi, e quindi quante mamme e papà si pongono il dubbio, posso permettermelo o non posso permettermelo? Una società che dice non posso permettermi un figlio ha un problema, costa. E quindi sono esempi di vita normale. Ieri a Milano è stato denunciato un altro caso di violenza sessuale da parte di una ragazza che viveva sola. Ci sono alcuni paesi europei che questo problema lo affrontano sperimentalmente da anni in una maniera molto semplice: se stupri una volta e ti becco e ti riconosco colpevole del fatto che tu abbia stuprato, non lo fai più per il resto della tua vita, perché faccio la castrazione chimica con una pillolina che impedisco fisicamente di farlo. Anche se sono cose complicate, no? È drammatico che ci autobattiamo le mani per delle cose che in altri paesi sono quasi normali. Invece in Italia si discute di legge elettorale, oggi sbarcheranno altri 250 immigrati a Taranto. Sapete qual è la mia preoccupazione? Come andrà a finire dopo il disastro dei 700 morti? E una vita umana che muore è sempre un dramma, a prescindere da cosa ne pensino i compagni, che secondo me si spacciano per buoni, però sono i più cattivi, perché illudono queste persone che qua ci sia spazio e futuro per tutti, li convincono a partire. Il dramma che in Italia, io temo che non cambierà niente. Passata una settimana avranno fatto i funerali di Stato, avranno fatto il minuto di silenzio, avranno fatto una decina di trasmissioni televisive dove avranno detto che è colpa della Lega, perché anche se oggi piove probabilmente è colpa della Lega, e poi Renzi è andato a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo, il tavolo gliel'hanno ribaltato sulla testa, è tornato a casa a mani vuote e basta, e fino alla prossima strage di Dio non voglia 3, 4, 500 esseri umani sul fondo del Mediterraneo continueremo a farli sbarcare. Poi peccato che fra gli sbarcati e fra i presunti profughi ogni tanto saltino fuori, l'altro ieri ne hanno arrestati 18 come potenziali terroristi islamici, però quando lo denunciava la Lega qualche mese fa eravamo allarmisti, leghisti, fascisti, nazisti, parliamo alla pancia. Ogni tanto ne arresta, dall'inizio dell'anno ne hanno arrestati ed espulsi 50. A Parigi hanno fatto il casino che hanno fatto in 5. Io mi domando per quanto tempo ci possiamo permettere di aprire le porte senza nessun tipo di controllo, anche perché i numeri dicono che l'anno scorso ne sono sbarcati 180.000 e quelli che hanno fatto la domanda di asilo politico sono stati 40.000 e coloro ai quali è stata riconosciuta una forma di protezione sono meno di 20.000, che vuol dire che su 180.000 sbarcati e 20.000 protetti
c'è qualcosa che non torna. Ci sono 150.000 persone, boh, dove sono? Sono tutti sul tu, fra cui 4.000 minorenni, spariti. Vi pare, un paio, vi pare generoso e buono far sparire 4.000 minorenni? No, a meno che la sinistra non abbia un progetto che è quello di avere una società, delle Marche, un'Italia sempre più impaurita e precaria, con lavoro a tempo determinato, rinnovabile in tre mesi, dove non esci di casa la sera perché non si sa mai cosa succede, stai a casa tranquillo, ti guardi il TG1 che è Telerenzi e poi vai a Nanna perché è così e domani è un altro giorno. Poi l'Europa ci mette del suo, perché l'Europa invece di occuparsi di questi temi si occupa della misura delle vongole, e quindi se peschi una vongola che è inferiore ai 25 mm rischi 4.000 euro di multa, e io mi domando se della gente normale con tutti i problemi che ci sono è lì a fare delle direttive sulla larghezza delle vongole, e io non so il pescatore come faccia ad avere l'occhio che dice questa sarà di 23 mm o di 26 mm, la ributto dentro o me la tengo a bordo. Noi sorridiamo, ma c'è gente che rischia la licenza, che rischia il sequestro dell'imbarcazione per delle normative che sono fatte per distruggere la nostra economia. Questi odiano il Made in Italy, questi odiano il particolare, l'identitario, ma questo vale per il formaggio fatto in Malga. Multa sta settimana, mi hanno chiamato, poi chiamano tutti la Lega. Io spero che poi oltre a chiamarci ci voti, no? Perché hanno dato, e qua siamo in Lombardia, hanno dato una multa di 4.500 euro perché a una sagra di paese hanno fatto la a Milano si chiama polenta uncia, cioè la polenta dove butti dentro burro, sugo, e il burro che hanno usato per la polenta non era norma perché era fatto in una malga che non rispetta le norme comunitarie. 4.000 euro di multa per la polenta col burro fuori legge. Io a quello che desse, io gli ho detto guardi io vengo, mi chiami il giorno in cui viene uno a notificarmi la multa mentre ci sono in giro venditori abusivi che ne combinano di tutti i colori, spacciatori, il giorno in cui la finanza le porta la multa di 4.500 euro mi chiami che io il burro a quel signore so dove metterlo, so che uso fare del burro fuori legge, perché non è possibile, perché non è possibile. Ma chiunque arrivi, può arrivare anche Papa Francesco, gli spiego che lì il burro si fa così da 300 anni e mi piacerebbe che per i prossimi 300 anni il burro si facesse in quella maniera lì, perché preferisco il burro fatto in Malta che non il burro industriale. Quindi non la faccio lunga, paese normale dove difendiamo la pesca, l'agricoltura, il commercio, il turismo dalle direttive, c'è la direttiva Bolkestein che dice mettiamo a gara tutte le spiagge di tutta Italia, fa niente se su quelle spiagge c'è gente che ci ha faticato 20, 30, 40, 50, 60 anni, mettiamo a gara perché business is business. L'Europa è un centro commerciale basato sul profitto e sul denaro, quello che non dà profitto e non dà denaro va in secondo piano, e quindi io non mi stupirei più di tanto se in quest'ottica, se servi ti tengo, se no non ti tengo più. Non si parla mai, guarda caso, in Europa, io ci vado domani mattina, da domani a giovedì, anche lì ci sarà il dibattito sul Mediterraneo, i morti, il minuto di silenzio, poi se ne fottono, però non si parla mai di disabili e non si parla mai di anziani, perché i disabili e gli anziani non producono e quindi lasciamoli in mongolino. In un paese normale non dai 280 euro di pensione di invalidità a uno che è davvero invalido, in un paese normale però vai a verificare quelle regioni che hanno quattro volte le pensioni di invalidità di altre regioni, perché c'è qualcosa che non torna, va bene che in alcune regioni c'è il mare, c'è l'aria buona e si mangia bene, però vuol dire che qualcuno fa il furbo, quindi un po' meno furbizia, tutto qua. È una battaglia difficile nel Marche, certo, ovvio che è difficile, c'è la sinistra che controlla anche l'ultimo dei tombini, quindi è chiaro che è difficile, però abbiamo... Per la prima volta, forse, ci giochiamo una bella partita con gente motivata che arriva dai comuni. Più di una volta Berlusconi mi ha chiesto e Forza Italia mi ha chiesto, pur di vincere, di sostenere il governatore uscente della sinistra, e io però ho una coerenza, ho una dignità, ci ha fatto la guerra per 10 anni e io non sono uno di quelli che pur di vincere faccio l'accordo anche con gli altri.
in passato, pur di vincere ci mettiamo tutti insieme, e poi Fini, e poi Casini, e poi Buttiglione. No, io preferisco un po' di meno, ma più coerenti, più compatti, più orgogliosi, e che useranno bene i voti che ci arriveranno. I sondaggi sono buoni, se bastasse la mia presenza io mi trasferisco nelle Marche per un mese e sto qua. Io, però al massimo posso mettere, visto che ne parlano pochissimo sempre in televisione, posso mettere la felpa Marche in qualche programma televisivo dove andrò in settimana, così a Vespa gli viene uno sciopone, però così almeno parliamo anche di Marche. Chiedo a voi, una bella soddisfazione il 31 maggio, anche perché la libertà è libertà, la democrazia è democrazia. A me spiace, venendo qua, di aver letto sui giornali, sui siti, che ci sono i comitati antirazzisti, antifascisti, antileghisti, e Salvini, oggi ti aspettiamo ad Ancona, oggi ti aspettiamo a Macerata, oggi ti aspettiamo a Porto Recanati. Magari sono gli stessi che erano in piazza per il 25 aprile a festeggiare la democrazia, e poi se non la pensi come loro sono lì ad aspettarti, non sono normali. Uno che festeggia la liberazione dal fascismo e poi si comporta peggio degli squadristi non è, ha bisogno di un medico bravo, ha bisogno di studiare la storia in maniera seria e non con qualche professore più rosso del pomodoro che mi hanno tirato dietro a Livorno. Quindi, però non, abbiamo qualcuno di voi ha paura? No, mi fa solo tristezza, gente che contrappone alle idee la violenza. Se uno può, uno è liberissimo di essere d'accordo con le idee della Lega sull'immigrazione, sull'euro, sulle tasse, sulla Fornero, sugli studi di settore, sull'Europa, liberissimo, mi contrapponi altre idee. Se ha delle idee e contrapponi la violenza e la minaccia, vuol dire che ha delle idee che non valgono un fico secco. Io ci sono, avere il lunedì mattina alle 10 tanta gente così a Fano, lasciatemi dire, è una bella soddisfazione che mi ripaga anche di tanti chilometri, di tante fatiche. Ieri ho cominciato a girare il Veneto alle 10 della mattina, ho finito in provincia di Venezia a mezzanotte e poi siamo arrivati a dormire a Fano, perché gli impegni sono impegni e quindi lo faccio. Ma se la risposta della gente è questa, soprattutto con tantissimi ragazzi e tantissime ragazze che hanno trovato per la prima volta voglia di occuparsi della cosa pubblica, del loro comune, della loro regione, è la soddisfazione più grande che io possa avere. Quindi vi ringrazio e so che ciascuno di voi da qui al 31 maggio farà il massimo. Viva la Lega, viva le Marche, grazie per la vostra presenza e per l'entusiasmo che ci mette voi. Grazie segretario, adesso se vuoi accomodarti con i giornalisti sono più o meno qui per qualche intervista, loro sono qui per lavoro e lo fanno seriamente e ci trattano discretamente bene, almeno qui a Fano, quindi bisogna dargliene atto. E dopodiché qualche selfie obbligatorio, qualche foto con i nostri sostenitori, poi partiamo per Ancona dove ci aspetta un comitato che è molto attento, ti desidera, quindi peccato che sì. Ti vogliono bene, peccato ci sia bisogno del solito cordone della cenere che anche oggi ringraziamo, perché purtroppo in Italia per manifestare liberamente deve essere protetto dalla polizia, almeno noi, altri invece possono fare quello che vogliono. Prego, ci sono l'ANSA. Ad Ancona siamo Piazza Roma dove c'è un tavolo già attivo per la raccolta firme e poi il segretario, se non piove, farà una passeggiata in corso Stamira, poi proseguiremo in un luogo per fare un pranzo, poi il clou della giornata sarà la ispezione all'Hotel House dove chi non sa cos'è si informi, dove ci aspetta già un bel comitato di ricevimento del PD, che è la cosa ancora più divertente. Lascio la parola ai giornalisti, chi vuole fare una foto con Salvini si metta qui in fila, dopo facciamo una sorta di fila di ciao. Sì. Grande, però non lo pensavo così secco. Adesso andiamo quantomeno al massimo. Thank you.